Ciao, sono Luca e in questo video vedremo alcuni principi di base per migliorare l'allenamento dei bicipiti se magari fatichi a sentirli al meglio. E di base sicuramente conviene avere una presa, può sembrare strano come consiglio, ma troppo spesso vedo questo piccolo errore, e avere una presa il più rilassata possibile. Molto spesso, magari quando seguo dei clienti con il mio servizio di personal training online, vedo che le persone hanno una presa fin troppo stretta a livello di manubrio e bilanciere. Questo fa sì che intervenga troppo l'avambraccio rispetto ai bicipiti, problema che anch'io ho perché i miei avambracci sono molto forti, e soprattutto rischi addirittura, nel caso peggiore, di avere anche magari fastidio al polso o comunque di avere un affaticamento a livello del polso barra muscolo dell'avambraccio che dopo ti impedisce di allenarti al meglio e ti rallenta. Quindi sicuramente la presa deve essere il più rilassata possibile, sia per un discorso articolare sia anche muscolare, per evitare che gli avambracci stessi intervengano in maniera troppo importante. Parentesi, gli avambracci intervengono un po' in tutti gli esercizi dove vai ad afferrare un bilanciere piuttosto che un manubrio, quindi sono già molto forti, molto resistenti, un po' come i polpacci, quindi sicuramente è abbastanza facile che possono intervenire in maniera troppo importante. Quindi, nel dubbio, presa rilassata con focus sui bicipiti. Sicuramente, altra cosa molto importante è quella di avere il polso sempre abbastanza in linea con l'avambraccio stesso, quindi magari fai un curl e non arrivi mai col polso in questo senso qua, e il mio suggerimento è per evitare ancora una volta uno stress troppo elevato a carico del polso stesso. Quindi meglio un avambraccio, il polso in linea con l'avambraccio e non troppo esteso, per evitare eventualmente problemi. Dopodiché sicuramente è vitale che ci sia in tutti gli esercizi con i manubri la supinazione, quindi ovviamente se hai un bilanciere non puoi, però nei manubri è importante la supinazione, arrivando magari con il mignolo leggermente più in alto del pollice, ti permette sicuramente di sentire al meglio i bicipiti stessi. Quindi il bicipite non serve solo per flettere il gomito, ma anche per supinare l'avambraccio. Quindi è fondamentale. Se ovviamente supini l'avambraccio, ti rendi conto che ovviamente il bicipite si contrae, si accorcia. Quindi è fondamentale che ci sia la supinazione per un discorso di efficacia, altrimenti ti perdi parte del movimento. Ovviamente col bilanciere, con un carro, con il bilanciere non puoi supinare l'avambraccio, però in tutti gli altri con i manubri è fondamentale enfatizzarlo, ripeto, arrivando con mignolo più in alto del bicipite stesso. In tutto questo contesto è vitale ovviamente la connessione mente-muscolo, che ovviamente è anche il tempo sotto tensione nell'ambito consapevolezza muscolare, perché conta primariamente il pompaggio, quindi quello che senti rispetto a quello che fai. Quindi mi raccomando, anche nel carico con manubri, non fare i soliti movimenti tipo circo che vedo molto spesso in palestra, ma è un movimento lento e controllato, enfatizzando anche la supinazione nel caso del carico con manubri. La fase eccentrica, sempre per massimizzare il tempo sotto tensione, è fondamentale in tutti gli esercizi, che sia curl alla panca squat piuttosto che curl con bilanciere. Guarda caso, poi vedrai che se la enfatizzi con un movimento più lento anche il carico si riduce, se no non riesci a farlo. Ed è molto importante perché la fase eccentrica, che troppo spesso viene diciamo sottovalutata, è quella più efficace per darti risultati. Come tempistiche, diciamo così, come rapporto, puoi attestarti su un 2 secondi di fase concentrica, 1, 2. Dopodiché 4 secondi nello scendere. Ovviamente può essere un po' lento, fin troppo noiosetto, però nel dubbio puoi provare come rapporto per enfatizzare per l'appunto la fase eccentrica. Quindi 2 secondi dove io salgo andando a contrarre e 4 dove scendo col bicipite che per l'appunto resiste all'estensione del gomito, e sicuramente questa è la fase migliore per dare il giusto stimolo. Ancora una volta, come sempre, in un contesto dove il carico è solo un mezzo e conta primariamente quello che senti in termini di contrazione e quant'altro. Quindi tutti i consigli dati in questo video, così come in generale, sono volti a rendere il tutto molto più efficace, perché conta primariamente quello che senti rispetto a quello che vai a fare in termini di carichi, esercizi, meglio questo, meglio quell'altro. Conta primariamente quello che senti. Se non senti al meglio quello che stai facendo, si perde tempo. Se lo senti, dopo il resto perde importanza, che sia un curl con manubri, che tra l'altro può essere migliore perché è anche la supinazione, o un curl con bilanciere. Quindi applica questi principi, ovviamente in tutti i movimenti dove sei magari in piedi, o comunque dove hai il classico curl, evita il cheating, quindi portando il gomito troppo in avanti, perché rischi di far intervenire in maniera non corretta il capo anteriore del deltoide. Quindi sicuramente gomito mantenuto vicino al corpo, zero cheating, movimento lento con enfasi sicuramente sul bicipite stesso. Se fatichi a sentirli al meglio, devi enfatizzare la supinazione con un movimento più lento, e magari puntare a esercizi come il curl di concentrazione piuttosto che il curl alla panca squat, oppure anche magari il curl con il
l'arm blaster un po' vecchia scuola per mantenere i gomiti fermi, quindi focalizzarti al meglio sul bicipite stesso per appunto poterlo sentire al meglio, sempre con la presa il più rilassata possibile per evitare che gli avambracci si facciano carico della maggior parte del lavoro. Io magari alcune volte fatico a sentire i bicipiti, per l'appunto punto su paradossalmente molto spesso meno peso e un panca squat piuttosto che arm blaster, piuttosto che carl di concentrazione o prisoner carl, che mi permettono di mantenere il gomito fermo e enfatizzo la supinazione sempre con la presa super rilassata e avambraccio non troppo in contrazione, per appunto sentire al meglio i bicipiti stessi. Se esegui un drag carl, infine puoi sicuramente evitare il più possibile questi problemi e sentire al meglio i bicipiti stessi, sempre se fatichi eventualmente ad avere una maggiore contrazione. Ancora una volta, consapevolezza che puoi avere solo se ti ascolti e ti lasci guidare dal pompaggio muscolare. Quindi questo video di oggi, ti rimando come sempre a tutti gli altri miei video, al mio paradigma di fitness dell'autoconsapevolezza, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!